E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con un fucile a impulsi aggiunto con la mente bellica. Sto parlando dello sfregio bellicoso, il fucile a impulsi primario che in realtà non avevo tipo mai visto, cioè non avevo né mai visto in crogiolo subire, né tantomeno nel mio deposito, perché si mimetizzava bene. Comunque andiamo a vedere i perk. Abbiamo un taglio leggero, quindi un'ottima maneggevolezza. Ti sposti più rapidamente quando equipaggi quest'arma. Tre tipi di mirino: classico IS-2, un mirino metallico semplice e resistente a zoom ridotto che aumenta la maneggevolezza e leggermente la gittata. Un modello rosso, un mirino laser a zoom medio che aumenta notevolmente la gittata. E un vetro tipo 10, un mirino ottico a zoom esteso che aumenta la gittata e riduce leggermente la maneggevolezza. Ho preferito il modello rosso perché aumenta la gittata, diciamo, al massimo, e più perché i mirini metallici, come sapete, non mi piacciono molto, quindi ho preferito puntare su uno zoom medio piuttosto che su un mirino metallico. Due tipi di caricatore: caricatore esteso, quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli ma si ricarica più lentamente, aumenta quindi notevolmente il caricatore e riduce notevolmente la velocità di ricarica. E caricatore flangiato, ottimizzato per la ricarica rapida, aumenta leggermente la stabilità e notevolmente la velocità di ricarica. Ho preferito caricatore flangiato perché comunque è un'arma che fa mi sembra 21 o 19 in testa, quindi comunque riusciamo a uccidere decisamente con meno di 10 raffiche, e quindi ho preferito sacrificare qualche colpo del caricatore per aumentare anche un po' la stabilità. Perk peculiare: sistema di autofuoco, tenere premuto il grilletto permette di sparare in modalità automatica. Perk che sinceramente non avevo provato, che non so quanto possa essere utile, ma adesso lo andiamo subito a vedere in partita. Ok, sponda remota, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Siamo in controllo. Dobbiamo vedere un attimo se questo sistema di autofuoco serve o comunque ha un minimo di utilità oppure... Beh, sì, dai, diciamo che... ci sta, l'autofuoco è abbastanza comodo. In realtà l'autofuoco è una cosa che ho sempre, diciamo, disprezzato. Non mi è mai piaciuto particolarmente. Però dipende anche dalle armi. Per esempio, in armi come l'ultima parola, per chi viene da Destiny 1, lo apprezzavo molto. Mentre, per esempio, sull'oscurità antica non è che mi serve chissà quanto. Qui invece, diciamo che non è male. Non so, vediamo. Ecco, magari contro una lancia. Ecco, la gittata purtroppo è bassa, non è chissà che gittata, quindi bisogna cercare di giocarci dalle medie distanze. Fa 21 in testa, quindi dovremmo uccidere con 4 raffiche, bene o male. Ecco, dalle corte distanze se la cava, per essere comunque un impulsi non è male. Questo autofuoco, ma non vi saprei dire sinceramente. Potrebbe essere utile, come no, dipende alla fine da come preferite giocare, perché alla fine non cambia chissà quanto l'abilità dell'arma. Diciamo che per essere un impulsi è abbastanza particolare, perché comunque è un impulsi da usare dalle medie corte distanze, che non è una cosa che, diciamo, si vede tutti i giorni. In più appunto ha l'autofuoco, quindi una particolarità in più. Che sinceramente potrei anche smettere di usare, perché adesso sto usando l'autofuoco giusto per provarlo. Però boh, vediamo un po'. Senza, forse. Ecco, magari contro un martello non era proprio l'utilizzo migliore. Ok, per esempio adesso ho fatto senza autofuoco. Dipende un po' dalle situazioni in realtà, perché tipo se sono da vicino preferisco puntare sul colpo singolo piuttosto che sulla cadenza, quindi senza utilizzare l'autofuoco, in modo da avere un attimo anche un po' più di, non di precisione, ma dicevo appunto, da vicino conviene non utilizzare l'autofuoco perché comunque abbiamo un mirino a zoom medio, quindi non tutti i colpi andranno a segno sicuramente, quindi conviene puntare sul colpo singolo e essere sicuri di prendere con un colpo singolo piuttosto che spararne tanti che poi magari non vanno a segno e ci confondono solamente. No, ce n'avevo uno, due a sinistra, tre, quanti erano? Comunque in generale non è male, è uno dei, in realtà di impulsi ne ho provati pochi in realtà primari, qui scappiamo un tottissimo perché ci stanno 84,7 persone. Dicevo, in generale come impulsi non è male, perché consideriamo anche che è un impulsi primario. Ce ne sono pochi gli impulsi primari che siano particolarmente buoni, oltre ovviamente alla della vigilanza. Non è che abbiamo chissà quanti altri, porca miseria.
Un altro impulso primario che dovrò prima o poi recensire, di cui dovremo fare il video, è il Machina Day, mi sembra si chiami, che è quello di Osiride, che non abbiamo minimamente considerato perché all'inizio l'avevo droppato quando ancora il meta degli impulsi non esisteva, gli impulsi erano non chissà quanto forti. Ecco, diciamo che la pecca di questi impulsi è sicuramente la gittata. Non è che abbia chissà questa grande gittata. Diciamo che sicuramente non è un impulso da precisione. Nel senso che non lo utilizzerei come utilizzerei un qualsiasi altro impulso, magari dalle lunghissime distanze, dalle lunghe lunghissime distanze, appunto, puntando più sulla precisione. Però magari lo accompagnerei probabilmente a un'arma che se la cavi meglio dalle lunghe distanze piuttosto che dalle corte, perché comunque abbiamo visto che dalle corte non è proprio male, se la cava ovviamente meglio nelle medie. La gittata è quello che è, quindi magari contro un ricognizione o contro anche un lanciagravitazionale sarebbe meglio non usarlo. Questo fuoco automatico, come vi ho detto, non è chissà quanto utile, però aiuta abbastanza dalle medie distanze. Abbiamo perso, no, di pochissimo, non me ne ero accorto, avrei conquistato probabilmente qualche zona in più. Allora, l'arma non è male, mi sembra di aver giocato anche abbastanza bene. È vero che ho fatto abbastanza assist, mi sa, però comunque 29 kill e 2,23 di ratio. Decisamente una buona partita. L'arma, come vi ho detto, è abbastanza buona dalle medie distanze, se la cava anche dalle corte, quindi per essere un impulsi è decisamente insolito anche per il fuoco automatico. Considerando che è un impulsi primario, vi consiglierei di accompagnarla con ricognizione o con comunque un'arma che sia particolarmente forte alle lunghissime distanze secondaria, in modo tale da essere coperti sia dalle lunghe lunghissime distanze che dalle medio corte. Quindi ragazzi, questa è l'allarma, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima, seguiteci anche su Instagram, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.